Edizione di Barcamp Cieli Piemontesi, un momento di incontro tra professionisti e semplici appassionati di astronomia e astrofisica della regione Piemonte. Un momento di incontro tra professionisti e semplici appassionati di astronomia e astrofisica della Regione Piemonte che si è concretizzato per la prima volta il 23 marzo 2013 con un convegno che ha visto la partecipazione di oltre 100 congressisti tra astronomi, astrofili, docenti e semplici curiosi. Parliamo di Cieli Piemontesi, l'evento è diventato appuntamento annuale organizzato a cura di diverse associazioni in varie località, da Pino Torinese a Luserna San Giovanni, da Biella, dal Pette, da Pino Torinese a Cuneo. L'ottava edizione, quella del 2020, è stata rimandata a causa Covid. Quest'anno invece si è svolta a Savigliano, organizzata da Roberto Bonamico della Società Astronomica Italiana. Questa passione la coltivo da tanti anni e finalmente sono riuscito a organizzare a Savigliano un evento sull'astronomia che vede coinvolti anche parecchi personaggi di spessore molto elevato, Giuseppe Ranca dell'ESA-ESTEC, responsabile missione dell'EUCLID, Bianucci, Piero Bianucci, giornalista, scientifico famoso, Gabriella Bernardi, altra giornalista, blogger. E poi Marco Delbò, che è un planetologo di fama mondiale, col quale io ho l'onore di lavorare perché mi ha così cercato, vedendo i miei lavori sul mio sito internet, mi ha cercato e mi ha chiesto se volevo collaborare a questo progetto internazionale che vede coinvolti greci, l'Università della Grecia, un osservatorio degli Stati Uniti, il Lowell, tutta la parte francese dell'Osservatorio della Costa Azzurro e in più dei Praghesi. Sono contento di essere stato qua quest'oggi in questo congresso di astrofili piemontesi, è stato molto interessante finora. Per me è la prima volta che diciamo, parlo del mio lavoro in questo ambito e sono contento che sia qua vicino a dove sono nato io e mi fa piacere parlare di cosmologia e di Euclid in particolare, la missione di cui sono responsabile, e però tutte le altre cose che sono state dette sono altrettanto interessanti e mi fa piacere che si parli di scienza, si parli di astronomia, di cose che secondo me sono importanti nella società moderna, anche in questo periodo in cui c'è parecchio di antiscientifico che circola, sono contento che si parli di scienza, quella vera. Ed ora come ogni martedì con il noto